siamo di nuovo insieme, è un grande piacere, vedo che ogni giorno siete tanti, insomma veramente vogliamo battere ogni record, battiamolo. Intanto ricordiamo adesso che abbiamo una giornata interessante per alcuni segni zodiacali, in particolare per quelli che la settimana scorsa, come l'Ariete, sono stati un po' giù di corda. Buongiorno, buongiorno carissimi. Allora, oggi mercoledì 23 ottobre. Allora, 12:39:01, siamo in diretta, questo va detto, no? Perché qualcuno dice quelli stanno a casa a dormire. No, tutti i giorni con voi, tutti i giorni con voi, anche nei festivi, prefestivi. Due stelle per il Toro, come ieri, anche oggi devo dire che molti di voi si trovano in imbarazzo, forse perché vogliono dirmi delle cose che non si possono dire in pubblico. Però sapete che io vi voglio bene, io ho sempre protetti, Toro, perché chi trova un toro trova un tesoro. Bella questa. È bella, no, è bella. Perché a volte siete un pochino, non dico ripetitivi, ma quasi, siete un po' testardi. Però di questi tempi, in cui veramente non puoi dare affidabilità a nessuno, avere un toro per amico o comunque per amante è importante. Insomma, adesso perché fa quella faccia un po'? No, vi ascolto. Che fa? È stato perché contagiato da magari? No, perché c'è il divano in ritardo. Esatto. Ma il divano letto? Sì, ho già detto di sì. Ah, vabbè, allora ecco perché, capito. Vabbè, comunque poi ne parleremo alla Vergine. Però dicevo che voi del Toro avete questo dubbio in questi giorni, anche a livello di emozioni, sentimenti. Quindi dicevo, siete un po' conservatori, siete un po' testardi, a volte insomma vi mettete proprio di punta per cercare di risolvere delle cose e in questo momento volete delle risposte. Quindi se c'è una persona che non vi dà queste risposte potreste diventare un po' come la goccia sul marmo, no? Che poi gira, gira, tan, 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 e fa il buco. Gutta cavat lapide. Esatto, gutta inizia con il nome di un farmaco che io eviterei. No, gutta è goccia, cavat. Ah, gutta cavat. Lapidem, lapidem. Cioè la goccia scava la pietra. Esatto, è proprio quello che è quello, è tutto incorporato. È tedesco. Certo. No, non era fiorentino. Comunque, in generale, cari torelloni, state attenti perché adesso potreste passare dalla parte del torto pure se avete ragione. Nel senso che se vi mettete così un po' troppo, vi impegnate un po' troppo a cercare delle tensioni e rischiate di trovarle, quindi prudenza in amore. Poi devo dare due stelle allo Scorpione, ma solo perché oggi la luna è dissonante, forse c'è la riparazione dell'auto di ieri. E cara mi costa. Sì? Niente. È saltata la batteria? No, ero sicuro. A proposito, tu hai la macchina a batteria e poi suoni anche la batteria. Sì. È proprio una cosa. Vabbè, perciò lasciamo... sei fermato. Lo so. Lasciamo perdere il discorso sulle batterie, meno male che non c'è Magalli. Però dicevo che questa luna dissonante può iniziare a creare qualche piccolo fastidio, no? D'altronde voglio ricordare che voi siete forti, avere Venere nel segno significa amare e io spero che già l'ultimo fine settimana sia stato per voi bello, importante, divertente, perché ne avrete degli altri di divertenti, ma oggi siete un po' agitati, oppure è probabile che qualcuno attorno a voi sia agitato e siccome i segni d'acqua in genere, Cancro, Scorpione e Pesci, sono come delle spugne, potreste assorbire dall'esterno, anche se vi siete svegliati tranquilli, rilassati, il cagnolino vi ha fatto le feste, insomma siete tutti contatti, potreste assorbire l'attenzione di qualcuno che in casa borbotta. Devo dare due stelle anche al Capricorno, perché ho spiegato più volte che c'è una grande rielaborazione che riguarda proprio la vita legata al quotidiano. Ma voi avete dei grandi progetti in mente. So che qualcuno è un po' in pena per il lavoro, quindi qualcuno ha dei problemi. Adesso non è che l'astrologia può risolverli, però tentiamo di essere positivi, perché con la fine di questo mese, vi ricordo che alla fine di ottobre ci saranno una serie di pianeti molto favorevoli, in sestile, cioè in aspetto molto buono. Quindi non dico che si risolvono tutte le difficoltà, ma se avete iniziato un nuovo percorso e vi sembra di arrampicarvi sugli specchi, diciamo che da fine mese ci sarà una risposta in più. Quindi buone notizie, anche se oggi vi trovo un pochino pensierosi. L'Acquario, due stelle, mappa, non ce prendo, è vero? Tutti lì! No, è vero! Oggi mi sono arrabbiato, ho scritto delle email furibonde e non ho capito, tu ordini delle cose non ti arrivano. Comunque, a parte questo, dicevo, ecco, piccole cose, piccole controversie, magari se
vi hanno promesso una cosa, non è stata mantenuta, ritardi, ecco, ritardi, oggi aspettatevi qualche piccolo problema, magari dovete effettuare un reso o magari in questi giorni dovete spendere qualcosa in più, un po' come lo scorpione, avere una luna in opposizione come oggi significa vedersela con qualche tensione. Siccome l'acquario in questi giorni non sa manco lui quello che vuole, o lei, è molto importante evitare di fare passi falsi, perché l'acquario poi se la prende con il mondo e dice nessuno mi capisce, mi trovo in una condizione particolare, io sono molto diverso dagli altri, non riesco a trovare le persone affine a me. La realtà è che spesso l'acquario, essendo in contraddizione con se stesso, non riesce neanche ad andare d'accordo con gli altri. Si tratta di un periodo molto passeggero, perché novembre sarà un mese importante, poi vi avevo già detto che il peggio è passato. C'è chi ha avuto problemi fisici tra luglio e agosto. Però questa tensione determinata da Venere, Mercurio, dal Sole, da oggi dissonante, può provocare qualche disturbo. Tre stelle per il Leone. Avete una luna nel segno che rinvigorisce gli anni. Però è vero che in questo momento avete tante cose da fare, tante situazioni ingarbugliate da sbrogliare. Ben venga novembre, quando Venere entrerà in un segno amico. Tra l'altro novembre sarà il mese delle buone novità. In questi giorni dovreste notare però qualche risultato migliore rispetto al passato. Tuttavia, nelle relazioni sentimentali, nelle relazioni tra fratelli, tra parenti, ci vuole ancora un po' di prudenza e pazienza. Soprattutto se state trattando di questioni di denaro o magari è rimasto in sospeso qualche problema inerente a un lascito o comunque qualcosa che riguarda proprio la famiglia, alcune spese. Indietreggia un pochino il segno della Vergine, tre stelle. Perché ieri era 5, oggi era più fiacco nella nuotata del mattino. Oggi non sono proprio andato a nuotare. Ecco perché, capisci, oggi niente, perché era stanco. No, perché non mandava. Non gli andava, perché non gli andava? Perché c'ha tre stelle. Quindi attenzione, perché oggi, diciamo, non tutto va a meraviglia. Ci sono delle giornate in cui il segno zodiacale della Vergine è un po' contrariato. Voi siete molto affascinati, l'ho detto sempre, avete questa grande forza mentale. Io ricordo quando facevo il liceo classico, un sacco di tempo. C'erano due personaggi del segno della Vergine, uno un ragazzo si chiamava Luca e un altro Raffaella, ed erano diciamo i riferimenti della scuola per tutti, un po' perché erano molto in gamba, intelligenti, e un po' perché erano anche molto prestanti. Quindi ci sono delle situazioni che in qualche modo vengono a vostro favore anche non volendo, perché voi non cercate l'approvazione degli altri come per esempio cerca un leone, come cerca un ariete e forse anche un acquario. No, voi attirate proprio perché a volte siete un po' chiusi nel vostro guscio. Questo fascino del mistero, no? Ecco, attrae tutti quelli che stanno attorno a voi. In arabo si chiama Shekinah. Ah sì? Sì. Shakira? No. Shekinah. Shekinah. Ripeta con me. Shekinah. Shekinah. È la mandorla di luce intorno alla persona. Hai capito? Guarda, pure mandorla di luce. Ma broccoli mandorlati, è incredibile. Fantastico. Tre stelle per il segno della Bilancia. Se avete qualcosa da dire, parlate oggi, non dico mai più, però fatelo con cautela. Diciamo che allora la Bilancia adesso, tra l'altro, sta avendo anche un buon successo, è piuttosto forte. Però attorno a voi c'è una sorta di gabbietta da cui vorreste uscire. Questa gabbia si vede e non si vede. Potrebbe essere per esempio un impegno importante che dovete portare avanti, ma che vi costa fatica, Saturno è la fatica. Oppure potreste in questi giorni avere anche qualche remora in amore, soprattutto se c'è una persona che vi dà il pilotto, comunque se vi costringe a fare delle cose che non volete fare. Ricordiamo tra l'altro che il segno della Bilancia è sempre un segno di aria, quindi pur essendo portato per i rapporti fissi, per i rapporti lunghi, non deve essere forzato nel fare delle scelte. La Bilancia, quando è il momento giusto per dire sì, dice sì, ma senza bisogno di spinte, quindi non è il caso adesso di imprimere nei rapporti con la Bilancia tensione, e soprattutto bisogna evitare di essere coercitivi nei confronti di un segno che, ripeto, anche se sembra molto equilibrato, anche se sembra sempre molto consenziente, alla fine è un segno d'aria, quindi è di base un ribelle. Diciamo che formalmente è una persona che vuole vedere tutto in ordine, ma a livello informale e interiore è un vulcano sempre in eruzione. Tre stelle per il Sagittario. C'è una bella soluzione in arrivo per voi nei prossimi giorni. Tra l'altro, buone stelle per gli imprenditori.
qualcuno mi dirà da casa, a me che mi importa? No, però per esempio si può essere imprenditori anche non avendo un'azienda. Imprenditori anche nel senso che questo è un momento giusto per fare delle scelte in proprio, se volete viaggiare, se volete fare delle cose diverse dal solito. E poi adesso non so in che condizioni siete e quanti anni avete o se potete farlo, però una bella corsetta in bicicletta, adesso ancora le giornate più o meno lo consentono, poi arriverà il freddo, ecco, una bella passeggiata, perché no? Il contatto con l'aria aperta è importante, e più vi esponete, più avete la possibilità di accogliere Venere, che ancora non è nel vostro segno ma lo sarà nel mese di novembre, che porterà emozioni belle. Quindi insomma, chi ha caccia d'amore può avere qualcosa in più. Voglio dare 4 stelle all'Ariete, che ho la settimana scorsa messo proprio in fondo alla classifica, perché non mi stancherò mai di ripetere, visto anche per giustificare queste 4 stelle, che siete comunque messi in mezzo in una situazione da chiarire, Saturno dissonante, quindi la settimana scorsa forse è stata talmente pesante che qualcuno ha avuto dei seri problemi. Però perché vi do queste 4 stelle? Perché c'è voglia di reagire, e questo è un tipico atteggiamento del vostro segno, perché voi quando c'è qualcosa che non va, lì per lì vi buttate giù. Quindi avete un atteggiamento, diciamo, di grande difficoltà nei confronti di tutti. Poi però vi arrabbiate e dite, ma perché io devo stare in questa condizione? E lì scatta l'Ariete, scatta la ribellione. Diciamo che la settimana scorsa eravate molto agitati, un po' nervosi, forse anche sfiduciati. Questa settimana vi trova di nuovo guerrieri, anche se quasi sempre nei fine settimana c'è qualcosa che non va o che dovete chiarire. Però è arrivata una buona notizia, o comunque, pure se siete in una condizione difficile, rispetto alla settimana scorsa è arrivato un risultato migliore, o potete difendervi meglio da un'accusa o da qualcosa che vi preme. Voglio dare 4 stelle anche al segno dei Gemelli, perché questa è una giornata buona, magari già avete ricevuto una buona notizia. Sapete che se c'è un'attività in corso ancora risente di questo Giove in opposizione, quindi qualcosa è da chiarire. Ma la cosa incredibile è che quelli che sembravano vostri nemici nell'autunno dell'anno scorso forse sono diventati amici, o addirittura adesso non sono più così vivi. Temibili. Non sono più vivi. Può darsi, eh. Comunque no, non credo che i Gemelli abbiano questo tipo di... insomma, comunque cercate di volerci bene. Intanto però è una giornata buona anche per mettere a punto alcune questioni di famiglia. Tra l'altro, se in amore ci sono stati dei problemi, sarebbe il caso di risolverli ora e non a novembre, quando Venere sarà opposta al vostro segno zodiacale. Quindi attenzione. E poi 5 stelle al segno dei Pesci. Oh, meno male. Grazie. Che però non vanno sprecate. Non vanno sprecate. Vedo che ti sei di nuovo arricciata. Sì. Ecco, prima era liscia la settimana scorsa. Una giostra. Allora, questo andamento altalenante che spesso, oltre che ai vostri capelli, diciamo così, che per i vostri capelli riguarda anche la vita personale, deve essere gestito con attenzione, perché altrimenti qui si rischia di perdere un'occasione. Abbiamo una Venere bella, abbiamo un oroscopo importante anche oggi, e poi io ve l'ho detto in tempi non sospetti, tutti quelli che sono andati contro di voi la pagheranno cara da dicembre, e ancora di più dal prossimo anno. Tornerete in sella, cioè veramente avete bisogno di consensi, avete bisogno di ritornare a fare quello che qualcuno non vi ha permesso di fare. Veramente c'è qualcosa di... Che cosa ha detto di pornografico? No, in cella alla scopa, tornerà a Natale la Befana. Che fa con Rocco Siffredi. 5 stelle per il segno del Cancro. È bravo, lo dica a voce alta. È un bel cielo. Mi auguro che abbiate la possibilità di cambiare al più presto la tappezzeria del vostro divano, per quanto è sfruttato. No, guardi, dei miei divani non parlo io. È riservato. Se potessero parlare loro, però non posso. Lo so. Però intanto, a parte gli scherzi, grande cielo nei limiti di un Saturno opposto. Nel senso che non è che avete risolto tutti i vostri problemi. Non è che c'è una... Saturno sta là. Quindi, soprattutto quello che avete combinato l'anno scorso. Non è che tutte le cose quadrano. Però, in una situazione generale di lieve confusione o grande confusione, state trovando una via maestra, o forse, come dicevo ieri, ve ne state facendo una ragione se certe situazioni non sono più gestibili. Certo è che
l'amore, la passione può tornare, perché ci sono dei momenti in cui magari non abbiamo neanche voglia di incontrare persone, quindi i single sono un pochino più forti e coloro che hanno avuto una discussione nel passato possono ripartire. Sapete che Saturno opposto rallenta, però in qualche modo si va avanti, quindi io vorrei spezzare una lancia a favore di quelli che devono far ripartire un progetto, che hanno in mente delle grandi novità dall'anno prossimo, perché tutto quello che state facendo adesso in maniera faticosa, insomma, se state camminando, faccio un esempio, una metafora, con un paio di scarpe strette ai piedi, ecco, presto ci sarà la liberazione, bisogna attendere solo un po'. Intanto godetevi questa giornata in cui siete molto più affascinanti e devo dire anche molto più sexy. Segnatevi queste parole, segnatele e ricordatele, perché Paolo Focchio non sempre ma spesso ha ragione. E domani ci rivedremo con Paolo e con tutti quanti.